Allora, continuiamo il nostro percorso. Ancora una volta, questa sera parleremo della preghiera personale. Abbiamo visto l'altra volta che la preghiera personale non è in antitesi con la preghiera comunitaria, che è la preghiera per eccellenza della Chiesa, la liturgia, preghiera, azione del popolo, liturgos. È la preghiera più eminente, più importante della Chiesa, perché è lì che noi esercitiamo il nostro sacerdozio comune. Siamo tutti sacerdoti nel battesimo, eh? E quindi ci deve essere un momento in cui noi esercitiamo il nostro sacerdozio. Il sacerdote presiede un'assemblea di sacerdoti, ma tutti siamo sacerdoti in Cristo, no? Qualche volta quando ci sono i funerali, a me piace nel momento del commiato finale fare un momento di silenzio prima di cantare il canto Io credo risorgerò e dico alla gente adesso come popolo sacerdotale ci mettiamo davanti al Padre e presentiamo l'anima di questo fratello, di questa sorella a Dio. In quel momento si crea una potenza mistica straordinaria. Perché ti accorgi che siamo un popolo sacerdotale, siamo tutti al cospetto di Dio e la preghiera di questo popolo ha un'efficacia straordinaria davanti a Dio Padre. Pensate a cosa vuol dire un popolo che presenta un'anima al Padre, che forza che c'è di redenzione, di intercessione per quest'anima. E dovremmo farlo sempre quando ci sono i funerali, per esempio, ma anche quando c'è la messa, eh? Quando il sacerdote innalza l'ostia nella dossologia, dice per Cristo, con Cristo in Cristo, dovete figurarvi che lui sta offrendo la vittima al Padre. Noi dovremmo avere questa consapevolezza che in quel momento, che è il culmine di tutta l'Eucaristia, si sta offrendo la vittima sacrificale al Padre e che il sacerdote la offre a nome di tutto il popolo, c'è tutto il popolo che la offre, come si faceva nei sacrifici dell'Antico Testamento, no? Dove il popolo presentava la vittima al sacerdote, poi c'era l'inserviente che la sacrificava sull'altare e il sacerdote la innalzava verso il Dio. Così pure nella messa, misticamente, avviene questa offerta di Cristo morto sulla croce al Padre. Come fece nell'immaginario, c'è questa bellissima icona della pietà, no? La pietà che porta il suo Cristo morto, ma non è un semplicemente un'immagine di pietismo, ma è l'immagine della Vergine Maria che pure lei, regina dei sacerdoti, offre il suo figlio, lo offre al Padre, lo offre come vittima sacrificale, lo offre all'umanità per la redenzione dell'umano. Quindi ogni volta che noi facciamo la messa dovremo in quel momento figurarci proprio che sta avvenendo questa offerta di Cristo crocifisso, no? Esangue. Deposto dalla croce, offerto al Padre. Pensate che potenza che ha questa preghiera, la più potente di tutte è quella lì, la dossologia, per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente. Quello è il culmine della preghiera. E quindi, come abbiamo visto l'altra volta, la liturgia è il culmine, la fonte, è il culmine della vita della Chiesa, come dice il Concilio Vaticano II, nella Sacrosanctum Concilium, che è il primo documento, il primo documento del Concilio. Però questo non significa che non si debba coltivare anche una preghiera personale, lo abbiamo visto, perché se è vero che noi esercitiamo un culto sacerdotale come popolo, siamo un popolo di sacerdoti e quindi dobbiamo esercitare la nostra funzione sacerdotale a nome della Chiesa e del mondo intero, questa è la nostra vocazione profonda, è anche vero che questo non avviene in maniera vibrante, diciamo dal punto di vista soggettivo efficace, accorta. Se ognuno di questo popolo non intrattiene una relazione con Dio, se non siamo connessi col Padre.
Per cui è importantissimo che ogni membro di questo popolo, di questo corpo mistico di Cristo, che è la Chiesa, nutra questa relazione, perché altrimenti, se non c'è la circolazione del sangue, c'è una necrosi, come avviene alle volte quando uno si ammala magari di diabete, sapete, nelle terminazioni si va a amputare perché il sangue non irrora più la carne. E quindi bisogna che noi lasciamo che il sangue di Cristo, lo Spirito Santo, rifluisca in tutte le membra. E questo è possibile solo se ciascuno vive la sua relazione con lo Spirito Santo, accoglie Cristo nella sua vita e il suo rapporto col Padre. Ecco perché è importante, l'ho già detto, che ci siano delle persone nella Chiesa che si dedicano alla preghiera, che proprio lo fanno come esercizio di mediazione, di intercessione, che pregano anche per chi non prega, che invocano lo Spirito Santo anche su chi non è in connessione. Santa Teresa di Gesù Bambino aspirava, e lo dice nella Storia di un'anima, a stare sotto la croce in maniera tale che nessuna goccia di sangue andasse perduta, che cadesse a terra. Non voleva che cadesse a terra, la raccolgo io e poi distribuisco come petali di rose questa diciamo linfa benefica che dà vita alla Chiesa. Questo è il significato della preghiera di intercessione, che si nutre anche tanto di preghiera di personale, e anche qui questa sera vedremo questo equivoco duro a morire, che è quello della quantità, quanto dobbiamo pregare. San Paolo dice: pregate sempre senza stancarvi. Padre Pio ne recitava più di 60 rosari al giorno, di giorno e di notte. Però era una preghiera che lui faceva dentro una posizione del cuore, cioè lui era costantemente in connessione con Dio, sempre. E questa preghiera era una specie di mantra che lui faceva per riuscire a custodire costantemente questo contatto, che poi lui elargiva anche ai fratelli. Quindi questa quantità, che ancora oggi alle volte viene male interpretata, specialmente in chi magari si è convertito da poco, ecco, apre gli occhi, scopre la bellezza della fede e pensa di dover strafare per recuperare il tempo perduto. Allora strafa. L'equilibrio della tradizione cattolica affonda le sue radici, per esempio, nella vita monastica. Ecco, i monaci, che erano laici, non è che fossero preti all'inizio, erano laici, che hanno deciso di fare una vita radicale nel Vangelo, hanno dosato una vita di equilibrio: ora studia et labora. San Benedetto, c'era anche lo studia, non si dice mai, ora studia et labora, ora prega. Studia, chiarisci l'intelletto con le cose di Dio, studiando, approfondendole, anche le cose della natura, la scienza, e poi lavora, datti da fare, muovi le mani, un equilibrio perfetto di queste tre dimensioni. Alle volte invece ci sono delle tendenze di squilibrio, diciamo, diventa anche alle volte un po' angosciante, un po' motivo di ansietà, qualche volta si perde di vista il senso delle cose. È abbastanza naturale che le persone religiose tendano a far pendere la bilancia dalla loro parte, aggiungendo pratiche, devozioni, esercizi pii. È naturale questo, ma Dio non è un contabile, ecco, Dio non è un contabile, è un papà. E quindi non credo che voi amate i vostri figli semplicemente perché fanno il loro dovere, perché vanno a scuola e fanno bene tutto il loro lavoro, oppure eccetera, funziona tutto bene, le prestazioni. Certo, si ha piacere se le cose vengono fatte bene, ma li amate al di là delle loro prestazioni, li amate perché sono i vostri figli. Se fanno un incidente e diventano incapaci di fare qualcosa, li amate di più di prima, li curate con tanto amore. Se li amate voi così, lo dice anche Gesù nel Vangelo, se voi che siete cattivi sapete fare cose buone verso i vostri figli, tanto più il Padre vostro celeste, no?
Quindi Dio non è un contabile. San Giovanni nel suo Vangelo dice di Gesù che lui sapeva quello che c'è nell'uomo, in ogni uomo. Si traduce meglio così: lui sapeva ciò che l'uomo porta dentro, prima ancora che lo dicessero. Leggeva il cuore delle persone, sapeva se erano sincere o no. E rispondeva anche a quello che non dicevano, ascoltava anche quello che dicevano nel loro cuore se stesse, che andavano lì, gli mettevano il tappeto rosso e dentro non lo sopportavano, mormoravano in cuor loro, ma Gesù leggeva il cuore e non guardava i convenevoli, guardava il cuore. In questo modo ci ha rivelato come agisce Dio, che riesce a vedere soltanto quello che l'uomo porta dentro quando prega. Che cosa porto dentro quando prego? Nel mio cuore. C'è una mistica di oggi che si chiama Suor Maria Giuseppina di Gesù Crocifisso, che è una carmelitana scalza, che ammoniva, è dei nostri tempi, ma non credo sia più viva. Diceva: date il cuore a Dio nella preghiera anziché tante parole. Si può e si deve pregare di più senza per questo moltiplicare le preghiere. Il vuoto di preghiera nella nostra vita non lo si colma con la quantità, ma con l'autenticità e l'intensità della comunione. Lei non dice che il vuoto di preghiera si colma con la qualità al posto della quantità, ma con l'autenticità e l'intensità di comunione, cioè con un atteggiamento sincero verso Dio, in cui tu ti metti davanti come fa un figlio col suo papà, con questa relazione, oppure ti metti davanti a Gesù come davanti al tuo maestro, al tuo signore, a tuo fratello, al tuo amico, capite? Questa è l'autenticità della relazione. Io prego di più quando imparo a pregare meglio. Quindi questo vuol dire pregate sempre, che tutta la vita diventa una preghiera quando io in tutta la mia giornata sono in questo atteggiamento, in questa posizione del cuore nei confronti del Signore. Devo crescere nella preghiera piuttosto che aumentare il numero delle preghiere. Amare non vuol dire ammucchiare la maggior quantità di parole, ma stare davanti all'altro nella verità e trasparenza del proprio essere. Ecco, questo avviene anche all'interno degli amici o della coppia. Quando si raggiunge una certa intensità di relazione, sono importanti le parole, ma sono più importanti se sono intense e dicono una verità della relazione. Non sono le tante parole che risolvono una relazione, anzi, alle volte la stancano. Forse tante volte parlare tanto denota una carenza di compagnia. Invece provare anche a stare in silenzio l'uno davanti all'altro può aiutare. Ci sono delle situazioni in cui io, seguendo alcune persone con grosse difficoltà, non sapendo che cosa fare, gli dico: adesso noi ci mettiamo in silenzio davanti a Dio, io e te ci facciamo compagnia in questo silenzio, ecco, e chiediamo al Padre che ti doni ciò di cui tu hai bisogno per cambiare, per essere guarito, per crescere, perché io non lo so di cosa hai bisogno tu, ma lui sì. E mi accorgo che stare lì magari mezz'ora in silenzio davanti al Padre, questa persona magari non ha risolto il suo problema, però è cambiata, torna a casa serena. E cosa abbiamo fatto? Silenzio. Anche solo il fatto di essere in silenzio nella preghiera insieme, come dire, il Padre si serve anche della tua compagnia per sanare quella persona lì. Ecco, perché non sono le parole che guarisce. Uno pensa, no? Tante volte abbiamo questi psicologismi: siccome ho capito qual è il mio problema, una volta capioso è risolto. Non è così, perché non è capendo il problema che tu lo risolvi, perché ci sono certi problemi che non è perché li hai capiti che si risolvono, perché sono ontologici, sono esistenziali. Cioè, solo la realtà li cambia, non è un ragionamento che ti cambia. Quindi o interviene il Signore della vita, come lui sa, altrimenti tu non è perché hai capito che allora, vabbè, ho capito, ci vuole anche la comprensione, la chiarezza, ma puoi capire come risolvere i problemi un altro paio di maniche, no? Abbiamo allora
tre suggerimenti: pregare il Padre, primo, dice Gesù, quando pregate dite Padre. Gesù ci invita ad usare esclusivamente questo nome nella preghiera, Padre, anzi Abba, Papà. Padre racchiude tutto ciò che possiamo esprimere nella preghiera e contiene anche l'inesprimibile, perché è una cosa travolgente chiamare Dio Papà, che veramente travolge, ci manda al di là di quello che possiamo capire o esprimere. Potrebbe essere un modo di pregare, per esempio, che ci aiuta a porci nella giusta posizione del cuore, ripetere come una litania incessante la parola Abba, Abba. Quando stiamo davanti al Signore, Abba, Papà. Non è necessario aggiungere altro. Sentiremo crescere in noi la fiducia. Avvertiremo attorno a noi la presenza impegnativa di un numero sterminato di fratelli. Soprattutto verremo afferrati dallo stupore di essere figli. Siamo figli di Dio, non è una barzelletta. Ecco. Quindi, ma questo tu puoi sperimentarlo se stai col tuo papà, se lo conosci, se lo frequenti. Poi non solo pregare il padre, ma anche pregare la madre. Si potrebbe dire, quando pregate dite anche madre, oltre che padre. Nel quarto Vangelo Maria di Nazaret sembra aver perso il proprio nome, non viene mai chiamata da Giovanni Maria, ma viene indicata dall'Evangelista, che più la conosceva, perché l'aveva tenuta in casa sua, non la chiama Maria. Nel suo Vangelo, quando parla di Maria, dice la madre di Gesù. Guardate le nozze di Cana, per esempio, sotto la croce, altri episodi. C'era con lui la madre di Gesù, la madre. Quindi la preghiera del nome di Maria può essere anche questa, mamma, mamma, anche questo, chiamare Maria così, mamma, ti fa entrare nella giusta dimensione del rapporto con la Vergine. Neppure qui esistono limiti, la litania sempre uguale può prolungarsi all'infinito, ma arriva certamente il momento in cui, dopo l'ultima invocazione mamma, avvertiamo la risposta tanto attesa eppure sorprendente, Gesù, perché Maria conduce sempre il figlio, quindi dicendo mamma ci porta da Gesù. E poi un terzo passaggio della preghiera personale, la preghiera come racconto confidenziale. Signore, ho qualcosa da raccontarti, ma è un segreto tra te e me. Quindi la preghiera confidenziale, che può iniziare più o meno così e poi snodarsi sotto forma di racconto. Ma il Signore sa già, lui ha piacere, ecco, sentire raccontare cosa hai fatto durante la giornata, che cosa ti è successo, quali sentimenti hai provato di fronte a un incontro, a una circostanza che ti ha colpito, che cosa si muove nel tuo cuore. È molto importante dunque la preghiera confidenziale in una tonalità di messa. Un racconto piano, semplice, spontaneo, senza reticenze e anche senza amplificazioni, semplice, come sono. Mi metto nudo davanti a lui, come era Adamo ed Eva nell'Eden, quando Dio amava passeggiare con l'uomo nel giardino dell'Eden. Semplice, lineare, lui è Dio, io sono l'uomo, ma siamo amici, camminiamo insieme, così vuole il Signore, È molto importante questo tipo di preghiera nella nostra società, che è caratterizzata dall'apparenza, dall'esibizione, dalla vanità. Tutte queste trombe, questa esteriorità, questi lustrini, che poi magari celano delle grandi carenze di amore, di affetto, di senso, di disperazione. Tutti cercano di mostrare, di apparire per esistere. Ma è un palco, è un teatro, come lo chiama San Paolo, passa la scena di questo mondo. L'amore ha bisogno soprattutto di umiltà, di pudore. L'amore non è più amore senza un contesto di segretezza, senza la dimensione di riservatezza. Va custodito questo tesoro, questo nostro rapporto con Dio, va custodito anche dentro un'intimità, nella riservatezza, nella segretezza. Si può trovare nella preghiera, si può sperimentare la gioia del nascondimento, della non appariscenza.
più un uomo prega, una donna prega, più sente il bisogno di ritrarsi dalla scena quasi. Non desidera essere ai primi posti, sente che è una cosa molto insidiosa e quindi preferisce appartarsi. Pensate a San Francesco d'Assisi. San Francesco d'Assisi è un uomo che si è inoltrato sempre di più nella contemplazione. Lui faceva 3 quaresime all'anno, una a Natale, una a Pasqua e una per San Michele, Arcangelo. 3 quaresime. E andava dove? Alla Giudecca, qua a Venezia, andava alla Verna, cercava questi luoghi isolati. Quando ha fatto il suo pellegrinaggio a San Michele, non ha neanche voluto entrare nella grotta, pensate un po', ha segnato un tau sullo stipite della porta, non è entrato nella grotta di San Michele. Proprio questa umiltà, questo senso che ti proietti in una dimensione dove il mondo di Dio diventa così reale per te che ne sei assorbito e non hai più bisogno di cercare altro perché sei nella pienezza della grazia, della gioia di Dio, non cerchi più altro, cioè sì, devi mangiare, devi bere, devi vestirti, lo fai, ma come dice San Paolo, coloro che mangiano vivano come se non mangiassero, coloro che usano del mondo come se non ne usassero a pieno, perché passa la scena di questo mondo. Ecco, quindi la preghiera ti educa a un'umanità autentica, diventi te stesso nel tuo essere creatura, sei più vero. Infatti le persone di preghiera sono quelle, si vedono, sono quelle di cui ci fidiamo di più, perché sappiamo che sono loro stesse, non ci imbrogliano, insomma, sono se stesse.